Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Let's Play di Pokémon Rosso Fuoco. Affrontiamo subito la palestra tipo psico. Prima però riordiniamo un attimo i Pokémon. Dunque, livello 40 vai qui e sono tutti in ordine. Che figata! Davvero, 35, 36, 37, 38, 39 ancora. Oh, vabbè. Quindi palestra di tipo psico, vediamo un pochino, qui c'è questo fastidioso numero di piattaforme di teletrasporto e dovremo, come sempre, cerco di affrontare tutti gli allenatori che si trovano. Perfetto, subito Slowpoke che è un mezzo acqua. Vediamo di sfruttare questa sua debolezza. Per quanto il mio psico non mi ricordo mai cosa. Cioè, l'unica cosa che non ho capito è che psico, che le mosse tipo psico sono sempre. Sono efficaci contro il veleno, non ho capito cosa può essere di usato contro. Efficaci contro veleno e lotta, basta, non mi ricordo altro. Nel frattempo se lo può continuare così. Voglio cambiare Pokémon? No. Vai, un altro fulmine. Il grande Pikachu che si è già ripreso. E un altro giù. Slowbro voglio cambiare perché è sempre un mezzo tipo acqua. È uno Slowpoke che gli stanno mangiando la coda, quindi beh. RIP. Sì, ti sei distratto, come no. Cerchiamo di continuare ad andare sempre nello stesso angolo, ok? Ciao. Era esattamente quello che volevo fare. Tu mi sa che c'hai dei gasti, vero? Giselda. Gasti anche, sì, mi sa che avremo questo tipo di Pokémon qui. Lanciafiamme. Praticamente se non è super efficace, sei di fatto. Un altro Gasly, contenta te. Cioè, se fai il bis per me è uguale, eh. Complimenti. Punto esperienza, ok. Hunter, voglio cambiare Pokémon nuovo. Cioè, forse qui si prenderà un colpo. Spero che non mi ipnotizzi. Perché se mi ferma addormenta. È una cosa parecchio. Ok. GG Charmeleon. Tre lanciafiamme e tre Pokémon giù. No, non è che perso nonostante i tuoi sforzi, perché sfortunatamente i tuoi Pokémon sono stati distrutti da lanciafiamme. Quindi, fatti sotto anche te. Ti penso che sia una griglia, cioè sono 9 stanze, una griglia 3x3 con questi teletrasporti che è un casino. Va benissimo, Gastly al 34, vediamo se riusciamo a buttarlo giù con un colpo, direi di sì. Perfetto. Charmeleon al 36 dovrebbe essere a questo punto, se evolve non me ne ricordo più nemmeno. Hunter, voglio cambiare Pokémon? No. Ok, fatti sotto. E qui se non riesce a portare a segno il primo colpo, ci porta a 60 HP. Ombra notturna fa tanti danni quanti sono i livelli dei kill lo usa, quindi ci ha fatto 34 HP. Oh dai, non ci credo. E un altro assegno, ma che danni. Cioè ci ha fatto 74. 68 HP così a caso.
Ragazzi, ci siamo. Finalmente. Charizard. Oh. Ora si ragiona. Attacco d'ala. Voglio cancellare una mossa per far posto attacco d'ala. Sì, la mettiamo al posto di muro di fumo per il momento, poi vediamo un pochino. Quindi continuiamo la nostra avanzata e... c'è qualcosa da dire? Grazie, lo prendo come un complimento. Ok, Hunter. Charizard è il tuo momento. dai, non ci credo. Uno sputo di HP è rimasto. Sì, comunque se sei andata giù. Quindi mi spiace. Sì, lo sapevi, però mi hai sfidato lo stesso. Te non ti avevo ancora sfidato, vero? No. Sì, esatto. Cioè, credo che chiunque venga qui voglia sfidare Sabrina, quindi... Slowbro? Ok, bro. Ti do quello che vuoi, se hai un Pokémon tipo acqua, beccati un Pokémon tipo elettro. Se sì, inibisci, inibisci. Inibisci sta cippa. Sfida a pari livello, tra l'altro, quindi armi pari in teoria. Oh. Attacco rapido. Non ci credo. Ora è rimasto un HP. Vabbè. Fine. E anche la super livello, buono. Calma, però è solo un gioco. Ok, ci siamo. Mi sa che ne ho affrontato qualcuno però. Penso che non ho affrontato te. Sì, non ho affrontato te. Quindi ricordiamoci, da qui dobbiamo andare nell'angolo in basso a sinistra e poi in basso. Oppure semplicemente cerchiamo un modo per uscire a casaccio. Una volta che li abbiamo affrontati tutti. Ok, cadabra. Faccio una magia e ti faccio sparire. Beh, di solito ho fatto sparire la barra della vita. Finisce, Slowpoke, voglio cambiare, va! Fulmine, e anche Slowpoke se ne va. Esattamente così. Poi... Mr. Mime, voglio cambiare Pokémon. Sì, ci mandiamo Charizard e cerchiamo di far livellare i Pokémon più deboli, anche se in realtà Charizard non è il Pokémon più debole al momento. È di HP ma non di livello. Mime, lanciafiamme, dimmi che vai a segno, buono. Ma sei un pazzo, fra. Significa che ripeti, significa che mi fa costringere a utilizzare la stessa mossa che ho usato. Se non fosse l'ultima mossa che ho usato, l'ha tipo distrutto per HP. E Charizard che va al 37, quindi buono. Sarà cadavra, voglio cambiare Pokémon? No! Insomma. Ah, ancora sono sotto effetto di ripeti. Non che sia un problema, era esattamente quello che volevo usare. Lanciafiamme.
Contento, sí. Ora me lo dici, vabbè, ci abbiamo un tipo con le ottere in squadra, senza mosse con le ottere. Che ti era già sfidato. Oh, perfetto, dovrebbe essere l'ultimo posto, vero? Perfetto, quindi battiamo questo e poi andiamo a giro finché non riusciamo a tornare al centro. Ok, lanciafiamme. E anche questo Mr. Mime. No, psicoraggio. Psicoraggio, mi sa che sei giù, Charizard. Vabbè, ti sei fatto valere. Dai, è il momento di prenderti la tua vendetta. Mi piace fuori quello psico di Enigma. Questo è un flex devastante. Vediamo il Pokémon. No. Vai, bro. È il tuo momento. Cerchiamo di distruggere con un tipo lotto una palestra psico. Ok, si scambiano le... Sono scambiate le abilità, mi sa. Semplicemente non posso addormentarlo. Sì, divina, divina, divina. Divina questo. Bello. Buono. Io invece sì. Uno non è nemmeno colpito, cioè sono un idiota. Sì, infatti, lo sapevo, l'ho già detto prima, infatti. La mia strategia del momento è andare in questa direzione finché non riesco ad uscire. Però mi sa che sono tipo in un loop. Sì, sono in un loop. Non c'è nemmeno lo sprint, ma che fastidio. E sono pure perso. E oh. Sabrina. Non per te. Ok. Perfetto. Quindi, beh, ci si scontra con Sabrina. Salve personaggio monodimensionale numero 27. Ok. Siamo di un livello inferiore. Ok, abbiamo un livello in meno. Abbiamo un tipo sfavorevole. Vediamo cosa possiamo fare. Nulla. GG Primeape. Vabbè, era ovvio che andasse a finire così. Oh, guarda, il prossimo nella lista è un tipo coleottero. Cosa diamine stai facendo? Ok, difesa speciale aumentata. Guardiamo quanto danno gli facciamo. Beh, comunque sia abbastanza. Vediamo se con Sonnifero riusciamo a fare qualche trucchetto strano. Vabbè. Poi. Questo sì che è bello. Non dirmi che c'è. No, perché alcuni hanno. Alcuni cadavra hanno l'abilità. Collegamento sincrono, qualcosa del genere, che in pratica gli effetti che gli fai al Pokémon vengono fatti anche sull'avversario. Quindi, se io l'avessi addormentato, ho rischiato di venire addormentato anch'io. Non che sia un problema, perché c'ho anche il counter a ciò. No, 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 non di nuovo. Sì, dai, quelli per porzione. Così, psicoraggio. Grande Butterfree. Ok. Si è svegliato confuso. Sento. Tutti i giorni mi sveglio confuso. Ok, buono, buono, buono. Sonnifero numero 2. Grande Butterfree.
Ma vieni, ma chi sei? Butterfree MVP della palestra proprio. Cioè, ancora siamo di tipo al primo Pokémon, in realtà ce ne ha tirato giù uno e ora siamo 1-1. Venomoth, voglio cambiare Pokémon? No. Ok, dunque siamo 3 a... Lui c'ha ancora 3 Pokémon attivi. Raffica, raffica. Oh, ce l'ha anche lui, raffica, diamine. Beh, non è che sia una brutta notizia in fondo. Deve fare tutti infamata. Non c'è riuscita. Vabbè, era ovvio andasse a finire così, quindi ho dovuto rischiare. Quindi fammi capire, è un tipo volante anche. Infatti. E con questo siamo 3 Pokémon a 2. Cioè abbiamo un vantaggio di un Pokémon al momento. Voglio cambiare Pokémon contro Mr. Mime? No. Simile. Barriere quindi aumenta la difesa speciale. No, la difesa. E riflesso aumenta la difesa speciale. Non me ne frega. Mr. Mime è morto. Rimane l'effetto di barriera. Per qualche altro turno. Ok, butta la Hazam dentro. Che è l'evoluzione finale di Abracadabra. Di Abra che poi diventa Kadabra. Che poi diventa la Hazam, appunto. Tuttavia, beh, diamogli una bella scossa a questa partita. Ok, psichico. Aia, aia, aia. Questo fa male. Però beh, riusciamo, dovremmo riuscire a portare a segno questo altro colpo. E poi dovremmo andare a terra, sì. Grande raggio. Perché ha pochissimo speed, basta un attacco prioritario. E a terra. Pidgeot sei il penultimo della squadra, siamo praticamente 2 a 1. Dei Pokémon attivi a 1 per noi, però. E beh, di chiuderla così. Figlia di... Ok, attacco da lattolo. Resisti, 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 resisti. Ok. Ha fatto male, bisogna dirlo, però. Dai un altro attacco rapido, guai a questo tu usi. Non ha usato iperpozione. Alla Hazam va giù. Dice più livella, no? Però abbiamo avuto la meglio su Sabrina. Il che significa un'altra medaglia per noi. Palude. Yeah, medaglia palude. Sì, va benissimo. Certo. Perfetto, grazie di tutto. E con questa palestra, che ci ha voluto 20 minuti per affrontarla, ora cerchiamo di fuggire di qui. Con la tattica del continuo a muoverti nella stessa direzione il più lungo possibile. Poi sì, volendo potrei andare a vedere le soluzioni perché di sicuro su internet si troveranno. Ho voglia di andare a cercarle, ma prima o poi mi riesco, eh. Più o meno, pian piano. Prima o poi vedrai se parto alla fine. Dai, sono ancora qui. Dai, sono vicino all'uscita. Oh. Perfetto. E signori, 3 palestre mancanti. Quindi senza perdere altro tempo, impostiamo la nostra prossima direzione. Fix
Siafoli. Fermi tutti, devo controllare una cosa. Vediamo nessuno. Porta MP, ok, api. Volo, taglio, flash. Ancora non l'abbiamo trovata. L'MP surf. Ecco, qui dove c'era anche Cespugli c'era Snorlax. C'è qualche professore che ci deve dare qualcosa. 40, vediamo. Sì. Ma va fantastica. E ora per pista ciclabile con questa bellissima feature. Fatto che sostanzialmente in discesa il tecnico in questa direzione, anche premendo niente va, per fermarmi devo premere B col tasto opposto, no? E andando in su si va lentissimi. Premere per scendere ancora più non cambia nulla e beh. Ok, ora siamo tornati normale, in piano. E siamo quasi arrivati a Fucsiapoli. Ecco che a Fucsiapoli c'è il guardiano della zona safari che alla dicono che abbia la dentiera però. Sì, mi fido, guarda. Qui che cavolo c'è? Oh, ok, c'è. Quindi il principale obiettivo qui è avanzare verso la zona safari. E questa stanza qui che c'è? Ah, qui nulla di che, l'avevo già esplorata. Qui c'è tutto. Devo vedere se tipo, anche solo facendo così, mi carica il Pokédex. Nel dubbio guardiamo tutto. Ecco, una cosa bellina di Lapras è questa. Vediamo se qui c'è Pokédex. Mare. Ecco, no, ho sbagliato. Ah, no. Vabbè, qui non c'è, però in altri Pokédex c'è scritto che è a rischio di estinzione. Però man mano che si va avanti nelle generazioni, la descrizione cambia da è a rischio di estinzione a è stato salvato dal rischio di estinzione, che è una cosa carina. Cioè, almeno secondo me. Detto ciò, siamo arrivati qui. E beh, entriamo dentro nella zona safari. Sì, mi unisco alla caccia. Sì, lo so. 30 safari ball. 500 passi, giusto? Non me ne ricordo. 600 passi. Il che significa che se ok, dunque qui non voglio correre perché se metto a correre perdo tempo e attraversiamo anche l'erba alta perché qui non ci sono battaglie ma la possibilità di catturare Pokémon tipo Nidorino.
Ho di nuovo bloccato. Vabbè. Scusate, stavo dicendo appunto che qui gli scontri non ci sono battaglie, ma ci sono appunto questi incontri in cui io posso lanciare una di queste Safari Ball da fuori ba la battaglia, in cioè non ci sono battaglie, quindi che appunto c'è diverse possibilità come, e qui incontriamo anche un Nidorino. Un sasso che aumenta la possibilità che un Pokémon scappi, come avete visto prima, però lo rende più facile da catturare, e un'esca che fa l'esatto opposto, quindi fugge meno facilmente ma diventa più difficile da catturare. Ok, è scappato dopo una sassata. In tutto ho appunto c'è questa mini sfida che ha proposto il guardiano, che è raggiungere il fondo della. Vabbè, ormai lo. Quindi facciamo una cosa, vale a dire con il lamo, col super amo, qui è possibile pescare Pokémon diversi. Vediamo se riusciamo a prenderlo subito. No, però mi manchi, quindi per il bene del Pokédex ti prendo. Perché a 50 Pokémon catturati mi danno il condividi esperienza. Qua è che si scappi. Bravo, guarda sta. Perfetto. Per il momento però voglio fare forse così, lo assegno al momento in maniera da poter fare direttamente così. Pesca direttamente da questa inquadratura qui. Perfetto. Magari ci vorrà un pochino, ma se ce la facciamo. Ho detto se ce la facciamo. Non ci piace, vero? Pian piano dovrebbe riuscire ad arrivare. La domanda è, riusciremo veramente a far abbo. Ok, ha abboccato, sarà il Pokémon che vogliamo. Figuriamoci. E continuiamo la nostra ricerca. Dimmi che l'abbiamo preso, ti voglio. Ma basta! Non voglio Stinking io. Proviamo un'altra bolla. Beh, bravo, fuggi. Beh, a questo punto direi di chiudere l'episodio e continuo a pescare finché non trovo, e appena trovo riattacco le reg e il prossimo episodio. Quindi ciao a tutti!